Buonasera, buonasera a questa serata di trasmissioni del 25 ottobre, io sono Gianni Colacione e vi ringrazio appunto di essere qui appunto su Libri TV, di esservi collegati. Siamo in collegamento per aprire questa serata di trasmissioni con Marino Mastrangeli, senatore eletto nel Movimento 5 Stelle. Apriremo appunto le trasmissioni oggi con questo collegamento. Ringraziamo ovviamente Marino Mastrangeli di essere qui con noi, collegato. Giusto per fare un collegamento e per ricordare un pochino, Marino Mastrangeli già l'abbiamo intervistato in occasione appunto dell'elezione del Capo dello Stato a Piazza Montecitorio. Ci stavano tutti quanti i deputati, deputati del Movimento 5 Stelle che erano usciti, insomma c'era una certa concitazione, così possiamo dire, anche vivace, anche allegra, e all'epoca era serpeggiante un pochino una certa polemica interna al Movimento 5 Stelle, o meglio un certo dibattito relativamente al fatto che proprio Marino Mastrangeli era stato accusato del fatto che andasse troppo in TV, nei talk show e così via, era un po' sovraesposto. Il senatore molto gentilmente appunto ci concesse questa intervista e disse appunto che si sarebbe impegnato in una specie di battaglia interna per far capire che insomma ognuno c'ha diritto di parola. Infatti in questo senso abbiamo intitolato questa trasmissione sul diritto appunto a esprimersi liberamente. Però poi dopo è successo qualcosa, insomma mi sembra che certi rapporti si siano un po' incrinati. Vedremo un po' l'evoluzione. Intanto ringrazio Marino Mastrangeli e gli do la parola. Buonasera a lei e buonasera ai web ascoltatori. Io ti ho chiamato Marino, diamoci del tu, perché sennò diventerebbe una cosa un po' ipocrita. Va bene, non c'è problema, ci possiamo dare del tu, non c'è problema. Buonasera a te Gianni e buonasera ai web ascoltatori. E che cosa è successo dopo quel momento, quell'intervista in pratica, perché fu un momento importante, mi sembra che nell'arco di 24-36 ore successe qualcosa all'intra te e il Movimento 5 Stelle. Ma guarda, ne è passata di acqua sotto i ponti, questo è innegabile. Infatti adesso vediamo che i miei colleghi, sia deputati che senatori, sono quasi tutti i giorni nei talk show, spesso anche a battibeccare con gli altri esponenti politici. Diciamo che da questo punto di vista si sono leggermente evoluti, solo che, se non so se ci avete fatto caso, sono sempre gli stessi a poter parlare, i cosiddetti privilegiati che hanno potuto fare il cosiddetto master di incomunicazione presso la Casaleggio Associati. Sono una decina che dovevano essere a rotazione, ma sta rotazione non si è ancora vista, e sono sempre gli stessi che parlano. Quindi insomma si sono evoluti, sì, però insomma mica tanto. E invece la mia situazione, io continuo perché ritengo questo un problema prima politico che giuridico, perché direi che se la matematica non è un'opinione, l'atto che hanno commesso è assolutamente illegittimo, perché ce l'ho qui con me lo statuto del gruppo. Spiegaci bene di che atto stai parlando. Sì, questo è lo statuto del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, che trovate sul sito del Senato, senato.it, andate a gruppi, vedrete che ogni gruppo ha depositato da questa legislatura obbligatoriamente il proprio statuto, e all'articolo 12, al primo comma, c'è scritto: il Presidente, su delibera dell'Assemblea, può provvedere a maggioranza dei propri componenti all'espulsione del gruppo. A maggioranza dei propri componenti. Io ho qui un foglio compilato di pugno dalla senatrice Elisa Bulgarelli, la quale era moderatrice nella riunione congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, quindi deputati e senatori
nel giorno della votazione, e qui c'è scritto su questo foglio, perché non ci fu nemmeno un verbale, la diretta streaming dopo che stavano prendendo delle sberle politiche dal sottoscritto l'hanno tagliata, c'è scritto che hanno votato contro il sottoscritto, cioè per la, l'espulsione dal gruppo del sottoscritto 62 parlamentari, la maggioranza di 163, se la matematica non è un'opinione, è 82, quindi che succede? Che mancavano 20 voti di 20 parlamentari per legittimare la mia esclusione dal gruppo, quindi io se avessi fatto in passato o anche adesso se facessi ricorso al Tribunale Civile di Roma, come suggerito dai miei due avvocati e anche dallo stesso Presidente Grasso a cui mi rivolsi in quei giorni, visto che il Presidente Grasso è un insigne giurista, nonché diciamo, magistrato, diciamo in aspettativa, e mi hanno suggerito faccia ricorso al Tribunale Civile di Roma, verrà sicuramente questo atto dichiarato illegittimo. Però per me la battaglia è soprattutto politica, quindi siccome i talebani a 5 Stelle, così io li definisco, da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce, quindi è inutile che glielo dico a loro, perché a loro gliel'ho detto anche quella sera, anche diciamo ad alta voce, lo streaming l'avevano già tagliato, vabbè. Siccome nel Movimento 5 Stelle ognuno dovrebbe, risottolineo, dovrebbe valere uno, io continuo a coinvolgere, a cercare di informare tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle, che adesso sono arrivati a circa 80.000, e soprattutto gli elettori del Movimento 5 Stelle, che sono quasi 9 milioni. Quindi la mia battaglia politica è quella. Poi chiaramente sono ancora in tempo a fare ricorso e mi riservo di poterlo fare successivamente, ma siccome la matematica non è un'opinione, insomma, sarebbe giusto un pro forma. Quindi ecco, continuo anche in questa occasione a far capire, perché non è tanto diciamo il mio un problema, perché io sono ancora iscritto al Movimento 5 Stelle, perché essere iscritti al Movimento 5 Stelle ci vogliono solo tre requisiti, cioè la maggiore età, e sono ancora maggiorenne, anzi domani compio 42 anni. Infatti, auguri, abbiamo visto, auguri. Grazie. La cittadinanza italiana, quella i talebani a 5 Stelle non me l'hanno ancora levata, e la non iscrizione a nessun partito politico. Mai, io non sono mai stato iscritto a nessun partito politico in vita mia, e me ne vanto. E quindi sono ancora iscritto, perché il non statuto, che sarebbe il regolamento del Movimento 5 Stelle, dice che la disiscrizione può avvenire solo per volontà dell'iscritto, e io assolutamente non voglio disiscrivermi, o per perdita dei tre requisiti. Io non li ho persi, di conseguenza sono ancora un iscritto al Movimento 5 Stelle. L'articolo 67 della Costituzione mi dice che sono ancora un senatore della Repubblica, quindi sono un senatore iscritto al Movimento 5 Stelle, eletto nel Movimento 5 Stelle, quindi un senatore del Movimento 5 Stelle. Perfetto, questo qua diciamo è quello che potremmo dire, il fatto è che appunto in qualche modo ha creato una piccola crepa. Quello che volevo chiederti è che insomma un'espulsione è un fatto abbastanza grave, se poi appunto si vedrà se più o meno è legale o non legale, ma comunque politicamente è un fatto grave. Quello che volevo chiederti è, tu ti senti ancora in qualche modo coinvolto in questo movimento, con queste, che agisce con queste modalità? Ma guarda, ti dico, io continuo a sedere insieme ai colleghi cittadini senatori del Movimento 5 Stelle, sono seduto accanto a Campanella, davanti al senatore Giarrusso, lavoro insieme a loro, voto insieme a loro, sia in aula che in commissione, quindi per me non è cambiato nulla. Il problema è semplice da risolvere.
basterebbe che i grillini si trasformassero, non fossero più ovini, perché non sono grillini, ma ovini che seguono come un gregge, un pastore. Noi siamo sempre stati contro i leaderismi. Non voglio dire che seguono tutti Beppe o tutti Casaleggio, lì c'è un ristretto gruppo che fa il cattivo e il bel tempo nel Movimento 5 Stelle, e tutti gli altri si accodano. Questo non rientra nello spirito del Movimento 5 Stelle. È proprio per questo che io mai mi sono iscritto ad altri partiti, perché in Italia c'è questo questa brutta caratteristica della politica italiana, che tutti seguono il leader, tutti i partiti, non ce n'è uno. Io ricordo anche quello che un po' assomigliava più al Movimento 5 Stelle, cioè l'Italia dei Valori, e comandava Antonio Di Pietro, comanda ancora, cioè, e anche se va bene, adesso naviga in cattive acque l'Italia dei Valori, ma comunque hanno fatto, c'è stata un'evoluzione, hanno fatto un congresso, sì, è cambiata la leader. Sì, ma comunque sia, in Italia forse solo il Partito Democratico non ha il leaderismo, ha magari più leader, quello è un altro discorso. Adesso pare che vadano tutti dietro Renzi, vabbè, vedremo un po'. A me non piace questa cosa, io sono un fautore della democrazia diretta, politicamente sono stato sempre solo un referendario. Io prima facevo il poliziotto, quindi nemmeno volendo avrei potuto fare attività politica. Certo, potevo candidarmi se lo avessi voluto, chiedendo un'aspettativa, ma uno non è che si candida se prima non c'ha alle spalle un po' di militanza, cioè chi ti vota? Non ti vota nessuno. E per fare attività politica devi essere un'aspettativa, ma l'aspettativa la puoi chiedere solo a ridosso 60 giorni prima delle elezioni. Quindi diciamo che io in passato ho solo collaborato con dei comitati referendari. L'ultimo, ad esempio, ricordo che con i banchetti del Movimento 5 Stelle collaboravamo con il comitato referendario per l'acqua pubblica, per il no al nucleare, per il no al legittimo impedimento. Ma io ho iniziato nel 92 a raccogliere le firme, ricordo ancora, a Via del Corso, facevo allora il poliziotto, ma fuori servizio collaboravo con i comitati referendari a raccogliere, ad esempio nel 92, quello che più di cui sono più orgoglioso, ho raccolto le firme per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, e soprattutto una cosa che di cui ne vado orgoglioso, ho raccolto le firme per la depenalizzazione dell'uso delle droghe. Prima, anche se fumavi un po' di marijuana, rischiavi la prigione. Grazie anche, nel mio piccolo, alla mia raccolta firme, poi nel 93 agli italiani, non si va più in carcere se si fuma un po' di un'erba, di una pianta naturale. Io, il sottoscritto, è disponibile a fare qualunque test antidroga, e non ne faccio uso, non ne facevo uso nemmeno prima, però io sono per il vivi e lascia vivere, sono un antiproibizionista convintissimo, anche filosoficamente, non solo politicamente, e quindi speriamo che in futuro, perché il Movimento 5 Stelle su grandi temi purtroppo è latitante. Nel programma non ci sono quei temi, cioè l'antiproibizionismo, l'immigrazione, la politica estera, ma poi il programma, il codice di comportamento dei parlamentari, il non statuto del Movimento 5 Stelle, che sarebbe il regolamento del Movimento 5 Stelle, non sono mai stati né discussi, né potuti emendare, né votati dagli iscritti. Sono stati piazzati lì su quel sito, immagino, da Beppe, da Casaleggio. Però senti, Marino, in un partito proprio, tradizionale, chiedo scusa, in un partito tradizionale ci potrebbe pure stare, tanto per dire, Berlusconi si sa, comanda lui, non so io,
non so, Antonio Di Pietro comandava lui, eccetera, eccetera, tutti gli altri, ma anche il SEL comanda Vendola, lo sappiamo. Cioè, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, lo sappiamo, loro dicono di no, ma è così, lo sanno tutti. Quindi noi non possiamo accettare che ci cali dall'alto tutto quanto, specialmente il programma. Infatti, ma poi io dico, ma noi dovevamo prendere spunto anche dal partito dei pirati, sia tedeschi che svedesi. Loro il programma lo fanno da tanti anni, gli iscritti al Partito dei Pirati, tramite un semplicissimo software Liquid Feedback che funziona benissimo. Non riesco a capire perché noi non lo possiamo fare. Magari, forse questo sì, potremmo fare come i pirati. Le elezioni a delle cariche, come ad esempio le parlamentarie o qualsiasi altro tipo di elezioni delle loro cariche, perché loro sono un partito, ma veramente democratico, quindi il presidente, il segretario, il tesoriere e quant'altro, avviene fisicamente, perché se degli hacker, diciamo tra virgolette hacker, come i pirati, il partito dei pirati, perché loro tendenzialmente sono venuti da quel, diciamo, da quel filone dell'hackerismo, anche loro ritengono craccabile una votazione per l'elezione di una carica. Invece noi abbiamo fatto il contrario, il programma non l'abbiamo mai potuto fare online, e invece abbiamo fatto le elezioni online, e lì infatti poi insomma si è visto che i talebani a 5 Stelle sono rimasti anche loro scontenti, perché sono stati eletti nelle parlamentari a 5 Stelle Mastrangeli, Gambaro, De Pin, diciamo gli altri miei colleghi deputati che sono usciti dal Movimento 5 sì, Stelle. Sì, lo sappiamo, guarda, hai citato giusto la senatrice Gambaro, io su questo devo farti una domanda. Lei pochi giorni fa ha fatto una conferenza stampa e ha comunicato la fondazione di un gruppo parlamentare, il GAP, chiamato così, Gruppi di Azione Popolare, sì. Di memoria partigiana, questo nome, che non è un partito, sarà un gruppo, credo, interno al gruppo autonomo, al gruppo misto, insomma. Al gruppo misto. E tu come vedi questo gruppo all'interno del gruppo misto? Come pensi che possa essere interessante anche per te? Ci sono alcuni articoli che peraltro ti citano come ipotetico partecipante a questo gruppo. Ma guarda Gianni, io ho le idee molto chiare politicamente. Io penso che intanto faccio i miei auguri e le mie congratulazioni a Adele, a Paola De Pin, Adele Gambaro, Paola De Pin e Fabiola Anitori, che hanno fatto questo gruppo al Senato. Ovviamente mi hanno chiesto anche a me di partecipare, gli faccio tutti i miei migliori auguri, però io ho le idee molto chiare politicamente, loro gliel'ho detto, lo sto ribadendo anche a voi. Io vedo solo due strade per il momento percorribili, magari loro ne vedono una terza, questa del GAP, che potrebbe fare da calamita degli scontenti nel Movimento 5 Stelle, però io vedo due strade realmente percorribili per risolvere questo problema. Una è quella che io sto percorrendo, e cioè nel mio piccolo di democratizzare fino in fondo il Movimento 5 Stelle e applicare il nostro slogan, che non deve essere solo uno slogan, ognuno vale uno. E quindi continuo a stare insieme ai miei colleghi tutti i giorni, lavorarci insieme in aula, in commissione, e quindi a fare una mia opera di persuasione. Io sono, mi ritengo più che altro un influencer, e quindi continuo a fare la mia opera di influenzatore, in questo caso anche verso non solo l'opinione pubblica, ma verso i miei colleghi. E quindi spero che in un futuro nel Movimento 5 Stelle ognuno valga uno veramente. Quindi
che Beppe Grillo dica il reato di immigrazione clandestina deve rimanere, poi l'opinione di uno, il suo voto vale uno, certo lui è un grande influenzatore, se riesce poi a influenzare tutti gli altri, bene, ma no che bisogna, diciamo, obbedire, perché quello insomma non rientra, diciamo, nello spirito del Movimento 5 Stelle. Vediamo, io li ho visti, diciamo, i prodromi di una presa di atto dei miei colleghi, che così non va, cioè ho detto prima Grillini, Ovini, speriamo si trasformino in Grillini e non più in Ovini, nel senso che si è visto, no? Adesso Beppe voleva fare un incontro però a modo suo, loro gli hanno detto no a modo tuo, lo facciamo a modo nostro, e alla fine non si è fatto nulla, già si inizia a capire qualcosa, e poi che ci sono dei cambiamenti, e poi penso che con il passare del tempo, ma io l'ho detto quando mi stavano nei giorni in cui mi stavano cacciando, lo dicevo urbi e torbi anche a tutte le televisioni, ma come si può pensare di mettere la mordacchia a 163 parlamentari della Repubblica? Infatti io ricordo benissimo le parole di Giovanni Favia, in cui diciamo mi riconosco al 100% in quel fuori onda in cui lui disse la sua opinione, e poi disse, mi ricordo, in un commento a un'intervista a TG La 7 a Enrico Mentana, disse: l'unico errore che ho fatto è farmelo scappare in un fuori onda, e diciamo perché lo avrei voluto tenere questo dopo le elezioni politiche, perché sapevamo tutti che almeno 150 parlamentari del Movimento 5 Stelle sarebbero stati eletti, e lui come me pensava è impossibile lobotomizzare 150 parlamentari, non li puoi controllare tutti, e io infatti dicevo nei giorni in cui mi stavano cacciando, ma come si può pensare di mettere la mordacchia a 163 parlamentari della Repubblica per 5 anni, per un'intera legislatura? E infatti adesso siamo al settimo, l'ottavo mese di legislatura, e già questa mordacchia sta scricchiolando, i miei colleghi stanno già pensando di levarsela. Quindi, beh, sì, ci sono state parecchie defezioni, parecchie perdite. Ma non solo quello, parecchie persone che parlano, tipo il mio amico Luis Orellana, che ha detto come la pensava, e Beppe gli ha fatto quel post, io non condivido assolutamente, i toni non li condivido, non ci stanno, i nuovi scilipoti, non va bene, cioè che Beppe non gli vada bene quello che dice Orellana, e tanto ognuno vale uno, siamo 80.000 iscritti, poi 9 milioni di elettori, cioè qual è il problema? Puoi dire tutto quello che vuoi senza però insultare, cioè dire nuovi scilipoti, che poi si è incazzato pure Scilipoti, che gli ha detto non usare il mio nome giustamente, no? Io pure mi sarei offeso. Quindi diciamo, i modi non vanno. E poi, ecco, ripeto, comunque ci sono parecchi che stanno un po', anche ad esempio il mio amico Francesco Campanella, che quando Casaleggio è andato a Cernobbio ha scritto sulla sua pagina Facebook: qui in questo convegno ce n'è uno di troppo, cioè finalmente adesso stanno iniziando a parlare, ma non per offendere, perché uno, cioè quando si fa politica le idee sono idee, bastano, uno non si deve né offendere né offendere il prossimo, né lui stesso offendersi, si discute, poi ognuno vale uno, si vota e la maggioranza vince. Io sono un proporzionalista anche nelle decisioni, ho fatto anche tempo fa una proposta nel forum ufficiale nazionale del Movimento 5 Stelle, cioè io ho detto siccome noi siamo per ognuno vale uno, estremizziamo questa concezione di ognuno vale uno, specialmente in una repubblica parlamentare, poi noi siamo all'opposizione, ho detto
magari reato di immigrazione clandestina, facciamo un bel sondaggio tra i nostri iscritti, se per dire i nostri 80.000 iscritti il 60% dice sì al mantenimento e il 40% dice no, cioè quindi all'abrogazione di questo reato di immigrazione clandestina, vorrà dire che il 60% dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, magari su base volontaria, così magari anche un po' come il boia, no? Che è sempre un volontario, su base volontaria un 60% dei parlamentari del Movimento 5 Stelle vota per l'abrogazione e il 40% vota per il mantenimento di questo reato. Quindi questa era, diciamo, una cosa in più, l'estremizzazione dell'ognuno vale uno, però mi accontenterei anche del un voto in più nella maggioranza assoluta. E però basta che sentiamo un po' gli iscritti, perché fino adesso a livello nazionale abbiamo votato solo 4 volte, la prima volta per le parlamentari online, che poi sono andate come sono andate, hanno partecipato poca gente, lo sappiamo, sì, ci sono state parecchie critiche. Marino, stiamo veramente in chiusura, sì, dimmi. Volevo niente, a questo punto farti gli auguri per questa tua battaglia, che spero appunto torni a essere con tutti i crismi una battaglia interna. Gianni, ti dicevo, quella è la strada che io sto provando a fare, però ne vedo all'orizzonte anche un'altra, e cioè quella, diciamo, per risolvere questo problema. Diciamo che a me quello che interessa è che si realizzi il programma politico del Movimento 5 Stelle, magari un programma politico fatto con liquid feedback, magari e poi magari esternalizzato, magari con delle consultazioni anche fisiche tra gli elettori, cioè poi una volta avuto questo programma del Movimento 5 Stelle, che per il momento a me piace, almeno in grandissima parte, qualunque soggetto lo realizzi, per me è indifferente, cioè quindi o salviamo il Movimento 5 Stelle oppure spero che possa andare avanti quello che ha auspicato Stefano Rodotà, e cioè l'unione di tutti i movimenti. Adesso, se il Movimento 5 Stelle ci vuole stare bene, altrimenti speriamo che comunque ci sia un'unione di tutti i movimenti, perché non ci dimentichiamo che all'inizio quando è nato il Movimento, anzi prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, c'erano le liste civiche degli amici di Beppe Grillo, sia a livello comunale che regionale. Non ci dimentichiamo, anche in Sicilia si candidò 5 anni fa con Sonia Alfano presidente, le lista civica degli amici di Beppe Grillo, che si poteva coalizzare con tutte le liste civiche del territorio. Non capisco perché adesso non si possa più fare. Quindi, perfetto, speriamo, ho capito benissimo, Marino. Siamo veramente fuori quei tempi, perché ho altri appuntamenti in diretta. Marino, seguiamo questa tua cosa, se tu ci consentirai di essere appunto qui, ci sarai così gentile di essere nuovamente nostro ospite, ci aggiornerai su queste cose, perché è molto importante sia, penso, per il tuo futuro politico che per quello del Movimento 5 Stelle, va bene? Il mio futuro politico è indifferente, perché ognuno vale uno, e io auguro un bel futuro a tutti i cittadini italiani, a tutti i cittadini del mondo. Il mio futuro politico è indifferente, speriamo nella realizzazione del programma politico, questo sì che è importante. D'accordo. Magari andando senatore... a governare. Grazie al senatore Marino Mastrangeli, e di nuovo lo ritroveremo su Libri TV in futuro. Grazie ancora. Grazie a voi, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Restituisco.